Salve a tutti, buongiorno, benvenuti a questo video di aggiornamento per quanto riguarda le varie situazioni, più che altro a livello macroeconomico e a livello dei mercati finanziari. Volevo solamente farvi un breve cenno di quello che sono i mercati per questi giorni. Io ovviamente vi rimando un pochino a quello che sono appunto la preview della settimana. È più che altro un aggiornamento settimanale e per farvi vedere quello che è successo in settimana e quello che potrebbe succedere nella settimana prossima, ovviamente del tipo ovviamente di notizia news, tipo anche come, quindi a livello didattico e come mi sto organizzando per la settimana prossima. Questo è proprio uno di quegli aspetti che vado ad insegnare anche, per esempio, nei miei corsi che sono molto importanti. Principalmente i miei corsi potete vederli direttamente sull'area formazione Trading Master Course, oppure andare direttamente proprio sotto cliccando sull'home page vai ai corsi e vi appaiono tutti i corsi. La tabella che potete benissimo prendere in considerazione sui miei corsi è appunto i vari punti fondamentali e focali che sono ovviamente la preparazione a livello basico, azionario, opzione, criptovalute, e poi anche la facoltà di appunto determinati upgrade sul corso. Quindi spero ecco, questo sia importante da dire. E altra cosa importante è che appunto che io vado a controllare ogni giorno, sfruttando il mio sito, può sulla pagina Trading Tools avete il calendario settimanale, e vado sempre a controllare quello che può essere, diciamo, importante seguire nell'ambito appunto del calendario economico e del calendario utili se fate ovviamente azionario, oltre che Forex o altro. Vedete come qui da venerdì ci sia la festività che si prolungava comunque per tutto quanto il giorno. Potete vedere anche cliccando, per esempio, il calendario, potete andare a prendere la settimana prossima. Vedete qui, andando a cliccare proprio i diversi giorni della settimana, potete benissimo andare a selezionare, vedete, i giorni della prossima settimana. Io l'ho fatto settimanalmente, quindi praticamente potete anche mettere tutta la settimana e quindi vedere che anche lunedì ovviamente siamo in festa. Ricominceremo martedì con, da tenere sott'occhio, sicuramente saranno le notizie diciamo economiche per quanto riguarda gli Stati Uniti e la Cina. Bene, non mi resta ovviamente che andare a vedere il grafico con voi. Cominciamo con euro-dollaro, molto importante. Perché la bassa volatilità ovviamente non ci ha fatto vedere aspetti molto importanti, ma vedete, sto mantenendo in previsione questo Gartley pattern, perché è arrivato, vedete, questo lo stavo proprio vedendo prima di aprire più che altro questo video. È importante perché, guardate, addirittura siamo arrivati
quasi al di sotto, ma non l'ha toccato il 61% per quanto riguarda questo Gartley, e potrebbe quindi anche essere addirittura trovare il completamento intorno all'88%, perché guardate ragazzi, perché potrebbe anche andare ad essere un bat pattern. E voglio farvi vedere perché il 127 e il 78% ovviamente di questo, diciamo, Gartley è attorno agli 1,13. Importante questo da vedere come zona di impatto qualora venisse ovviamente rotta questa trend line di lungo periodo e il prezzo tornasse intorno agli 1,13. Ovviamente questo perché però in uno scenario che potrebbe, come io ho detto da moltissimo tempo, in uno scenario che potrebbe però essere ribassista, in quanto ragazzi non è ancora terminato addirittura il ciclo, quello precedente. Siamo ancora in una fase che potrebbe, dove potrebbe effettivamente arrivare un ulteriore ribasso proprio dovuto alla ciclicità, quindi potrebbe anche avvenire il ritorno sull'1,13 per poi invece ritornare a scendere. Altrimenti, rotti comunque gli 1,09, cioè questa zona qui, molto importante da vedere che cosa? Da vedere la discesa, perché in questo momento, guardate, non solo potrebbe comunque fare appunto un reversal e tornare intorno agli 1,13, ma potrebbe il prezzo tornare direttamente verso il basso, proprio spinto da una tendenza di appunto lungo periodo in cui il prezzo potrebbe testare ancora di nuovo i minimi. Anche perché bisogna vedere come si comporterà poi l'Europa, ma anche i competitor ovviamente dell'euro. Quindi molto importante anche questo aspetto qui. Io già vi avevo detto che intorno ai primi di aprile c'era la possibilità di chiudere un ciclo più piccolo, un ciclo temporale più piccolo. Infatti si è chiuso, guardate anche i volumi come sono andati veramente a prendere la fase ciclica ribassista, ma ovviamente ancora si deve chiudere ovviamente il ciclo, quello più grande, ma non solo. Dal punto di vista tecnico-geometrico, vediamo che anche se ci fosse comunque ecco, diciamo, l'arrivo intorno agli 1,13, ovviamente il prezzo dovrebbe poi riscendere e magari ritestare di nuovo gli 1,10. Quindi bisogna scusate, stare attenti sia alla rottura comunque di questa zona, compresa la 200 periodi, sia anche la rottura verso il basso di questa zona qua degli 1,09. Voglio farvi vedere un attimo anche la sterlina, perché nonostante ovviamente e questo fa pensare veramente alla grandezza di questa nazione, che nonostante ci fosse il Boris Johnson in uno stato di malattia, ci fossero gravi danni proprio a livello aziendale, eccetera, guardate come il prezzo ha lateralizzato, ma non è crollato in maniera forte. Quindi questo a farci vedere, comunque io mi aspetto adesso, guardate il POC, anche questa azione volumetrica del prezzo che è arrivato proprio in questa zona dove abbiamo sia una concentrazione di volumi, guardate qui, ma anche dei
delle chiusure, ma anche un prezzo molto forte, rappresentato ovviamente dagli 1,24, diciamo dagli 1,25. Quindi il prezzo è rimbalzato proprio sugli 1,25 per andare, io penso probabilmente per ritornare poi a ritestare il canale, però guardate come il prezzo ha lateralizzato, ma non è crollato. Questo appunto a farvi capire quanto è importante anche il valore intrinseco dell'Inghilterra e quanto in relazione anche a un certo tipo di visione anche futura, avente comunque l'Inghilterra un sistema forte anche di cooperazione con i paesi ex colonie, no? Che comunque vengono rappresentate anche dal Commonwealth. Quindi vedete come il prezzo comunque sta in questo momento, dovrebbe ricalcare appunto un pullback e ritornare a fare un inside all'interno del canale, e quindi questo potrebbe portare poi a una continua, secondo me, lateralizzazione attorno a questa zona che potrebbe essere sfruttata a livello intraday. Un'altra cosa importante volevo farvi vedere, due strumenti che io stavo tenendo sott'occhio. Uno è proprio l'oro, che poi lo rivedremo anche parlando parlando delle materie prime, ma guardate le commodities nell'appuntamento poi che io ho voluto strutturare proprio anche per una vostra richiesta, comunque a livello di canale, anche nel canale Telegram, che chi non fosse iscritto, a proposito, sotto in descrizione c'è l'iscrizione al canale Telegram, dove io comunque vado sempre a mettere qualche cosa in più rispetto a quello che posso dire all'interno dei miei video, comunque giornalieri, ma io vi tengo sempre aggiornati il più possibile. E guardate come sia a livello didattico, news, eccetera, e guardate come effettivamente l'oro sia in una fase adesso ciclica di pullback. Secondo me questo pullback che potrebbe ritestare questa zona di massimi, vedete qui, che poi è una zona di supporto dei 1630, per poter concludere eventualmente un'azione rialzista. Perché? Perché comunque c'è, sia a parte un ciclo temporale, ma anche guardate come potrebbe essere anche visto come un cipher pattern, quello che quindi nel momento in cui ci fosse un reversal potrebbe anche formarsi, visto la situazione comunque lateralizzante, anche ad esempio un cipher pattern in questo modo, con qui i 1000, con i 1530, diciamo, come zona di ribasso. Però ovviamente, visto la caratteristica che ha questa tendenza a riprendere tutto il selling che c'è stata, no? Dal 9 marzo fino a fine marzo, quindi veramente un mese che per colpa del coronavirus è andato in questo modo, quindi probabilmente potrebbe anche continuare appunto l'aspetto rialzista, come vi avevo detto giorni fa, per andare a prendere i 1800 dollari. Quindi questo potrebbe essere un fine ciclo per poi tornare a riprendere fino ai 1800 dollari, in cui poi mi aspetto il pullback proprio qui, che è la fine ciclica del ciclo più grande, quello di lungo periodo. I volumi sostengono un po' questa tendenza al rialzo, quindi io penso che qui ci saranno poi dei volumi di continuazione a livello di scusate, di reversal, a livello appunto di questo pullback che io mi aspetto nei prossimi giorni, e poi ovviamente una tendenza però rialzista proprio andare a prendere i 1800 dollari.
Quindi questo è il primo strumento che volevo far vedere. L'altro sicuramente da vedere è quello riguardante appunto lo Standard & Poor's, perché volevo farvi vedere come è andato a riprendere, come avevamo già detto, a riprendere questa zona. Noi ce l'aspettiamo in zona 3000 punti. Quindi vedete come l'aspetto rialzista dello Standard & Poor's ci garantisce ancora comunque una tendenza andare a prendere appunto questa zona, che poi potrebbe essere anche vista come un doppio massimo, e quindi il ritorno a 3100, ad andare a riprendere anche proprio la brutta caduta che c'è stata praticamente da poco prima di febbraio fino a fine marzo. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda questa visione settimanale. Ho voluto darvi solo un breve accorgimento, anche perché c'è stato poi una tendenza a sottigliarsi come volume. Quindi volevo farvi vedere solo quello che io sto tendendo e sto tendendo, scusate, sto tenendo sott'occhio proprio per diciamo un'operatività settimanale prossima. Vi rimando al disclaimer di nuovo per quanto riguarda aspettate che ve lo faccio vedere, ovviamente il disclaimer che vi racconta proprio quello che che tutto quello che dico ovviamente è principalmente arriva da qualcosa di news e non è istigazione all'investimento o altro, è solamente per farvi vedere come io mi approccio nel mercato, specialmente nei periodi come questo, come Pasqua. E poi ovviamente una week view, una visione che potrebbe essere appunto una news, non appunto farvi vedere proprio come io gestisco il mercato in questo momento storico, e quindi come news di mercato. Bene, non mi resta che darvi il buon trading a tutti. Buona Pasqua da Christian Ciuffa. Ciao ciao.